Ciao, Nina Zilli, presenterai i Pop Awards per MTV. Sì. Qual è il rapporto di parentela tra Nina Zilli e l'hip hop? Beh, a partire da Gene Scotero e già James Brown, diciamo che c'è un link strettissimo, no? Cioè l'hip hop nasce dalla musica black, nasce da una ripresa di loop, di qualche battuta appunto del maestro James Brown, di Sly and the Family Stone, non lo so, scegliete voi, e poi ci si buttano sulle parole. Quindi è una musica, è un tipo di musica molto libero che io nella mia adolescenza ho amato e stramato, ovviamente partendo da Lauryn Hill e Fugees, arrivando fino a Tupac, che era insomma andando quindi indietro, no? Proprio alle albore, alle origini del tutto. E sono molto contenta che nel 2012 sia riesploso questo genere, perché ogni tanto finisce un po' nel dimenticatoio, ovviamente continua a vivere nell'underground, per fortuna non muore niente mai.